Siamo nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, tante le iniziative, tanti festeggiamenti, tanti buoni propositi, tante le bandiere che hanno sventolato e sventolano questo tricolore, ma se poi andiamo nei fatti, questa Unità d'Italia non c'è stata né c'è purtroppo, perché noi abbiamo sempre questa forte marcata divisione tra nord e sud, tra un nord produttivo ed efficiente e un sud che spreca, un sud arretrato, un sud che è quasi una zavorra per il sistema paese. E questo dualismo è addirittura a livello politico ha assunto dei connotati ben precisi. Noi ci ritroviamo con un partito, la Lega, che pensa di interpretare questo dualismo alla sua maniera, in maniera esacerbante, irritante spesso, e poi abbiamo altre formazioni che tentano, partitiche, politiche, che tentano di rispondere alle prevaricazioni della Lega, ma con poco successo, sta di fatto che i cittadini non capiscono nulla. La questione meridionale è una questione molto seria, che non è assolutamente superata. Ed ecco che per fortuna c'è chi al di fuori della politica, al di fuori delle vie diciamo traverse e opportunistiche, decide di riprendere in mano la questione, di affrontare il problema meridionalismo, di essere propositivo, e lo fa partendo da una posizione culturale. E questo significa che non ci sono né intenti di strumentalizzazione, né intenti opportunistici, né tantomeno demagogici. È l'associazione A Sud, nata oramai da qualche mese, da quanto presidente, perché noi abbiamo il piacere di ospitare i componenti, diciamo, di vertice di questa associazione. Il presidente vi presento subito, così già diamo un'idea ai nostri telespettatori. Il presidente Andrea Guccione, buonasera, che è un imprenditore, sì. E poi abbiamo la dottoressa Fiorella Zabatta, che è vicepresidente dell'associazione, buonasera. E poi abbiamo Giuseppe Giannini, che è il buonasera responsabile dell'innovazione, perché questa associazione copre diverse aree tematiche. E allora, presidente, da quanto tempo siamo in campo con A Sud? Siamo in campo con A Sud dal 7 luglio 2010, quindi poco più di, un anno. Abbiamo deciso di mettere su questa iniziativa culturale un gruppo di amici, di ex studenti universitari, che abbiamo condiviso insieme un percorso, fra virgolette, nell'associazionismo universitario, che ha rappresentato gli studenti universitari nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi gente comunque impegnata, sì, che ha sempre avuto la passione per l'associazionismo, per le battaglie anche. Soprattutto per le battaglie, quindi che ha, conosce bene, diciamo, le diverse realtà meridionali. Parte dal mondo universitario meridionale, e da lì è nata, dopo 10 anni di un percorso di associazionismo nel mondo universitario, è nata la consapevolezza di dare voce ad un mezzogiorno diverso, a un mezzogiorno fatto di gente che è disposta a competere, che quotidianamente nel mondo della professione, del lavoro, dell'impresa, nella pubblica amministrazione dà il massimo per rappresentare un'idea diversa di mezzogiorno e per dare una spinta al mezzogiorno verso uno sviluppo possibile, partendo da un concetto. Il concetto principale qual è? Che il mezzogiorno è una grande opportunità per l'Italia, per l'intero paese. Infatti ogni tanto lo sentiamo dire veramente, no? Dai nostri politici, che il mezzogiorno è un'opportunità e non un peso. Però poi quando dalle parole si passa ai fatti, questa attenzione non la ritroviamo, almeno non la ritroviamo come dovrebbe, forse anche per incapacità nostre. L'idea nostra è questa, cioè ci sono tanti giovani che si sono formati nelle università, meridionali, che oggi rappresentano la vera risorsa del mezzogiorno. Ed è diciamo, un peccato non poterli coinvolgere in un processo di sviluppo del mezzogiorno.
altrimenti saranno costretti a dover diciamo, impiegare e utilizzare le loro capacità, le loro professionalità in altre parti d'Italia o in altre parti del mondo. Certo, come sta sempre successo, quindi, e sta succedendo. Significa che andiamo a depauperare due volte un territorio. In primis l'investimento da parte delle famiglie per formare questi ragazzi e dopo aver formato i giovani, quindi aver creato quelle precondizioni per un processo di sviluppo, li facciamo emigrare. Ecco, io vorrei chiamare in causa la dottoressa Zabatta. Allora, molti si potranno chiedere, ma cosa può fare poi di concreto un'associazione culturale? Noi vediamo che spesso le associazioni culturali si limitano alle solite iniziative. Cosa può fare un'associazione culturale per smuovere le coscienze, per dare un'altra immagine, anche stimolare le persone su un fronte così complesso e delicato? Può fare tantissimo, perché la rivoluzione è proprio una rivoluzione culturale. In realtà la politica viene spinta dal basso, viene spinta dai cittadini, e quindi se i cittadini hanno la forte convinzione che il Sud può sviluppare e può muovere tutta quanta l'Italia, automaticamente la politica deve rendersi conto che questa è la necessità popolare e quindi la necessità di tutti quanti. D'altronde, in realtà l'Italia è più unita di quello che sembra, perché gli episodi che abbiamo visto al nord con il Giro della Padania, che molti si sono rivoltati contro questo Giro della Padania, eccetera, in maniera anche violenta, noi ovviamente diamo solidarietà ai ciclisti di qualsiasi parte d'Italia, certo, siano, perché siamo contro la violenza, però quello è un episodio che la dice lunga di quanto gli italiani tutti da nord a sud hanno la necessità che l'Italia sia unita, che il sud sia rappresenti un momento per la crescita di tutto il paese. Infatti l'associazione, a parte essere un'associazione culturale, come mi fa piacere ribadire, ho intenzione di ribadire, è un'associazione che spinge affinché il Sud sia un volano per il rilancio di tutta l'Italia, quindi non è una lega al contrario. E infatti leggo qui proprio no al federalismo del Nord contro gli italiani del Sud, che è una vostra iniziativa, no ad un federalismo che divide. Con il Sud cresce l'Italia. E questo è il nostro slogan, con il Sud cresce l'Italia, quindi con il Sud non cresce soltanto il Sud, ma cresce tutta quanta l'Italia. Del resto il luogo comune che il nord è efficiente e sviluppato, il sud invece è arretrato, è semplicemente un luogo comune, perché poi tutti i fatti e tutte quante le statistiche dimostrano perfettamente il contrario. Il nord va avanti grazie al sud, maggiori investimenti fatti dal nord e al sud, non solo consuma, ma anche tutte quante le opere di infrastrutture eccetera vengono appaltate a imprese del nord che quindi lavorano al sud. Ecco, crescono in questo modo. Lo vorrei anche approfondire, ci torneremo, perché appunto bisogna dire chiaramente una volta per tutte come stanno le cose, perché noi sentiamo dalla stampa nazionale, dai mass media nazionali, dalle televisioni nazionali sempre questo solito ritornello: da noi c'è mafia, camorra, 'ndrangheta, quindi qui non si può lavorare, qui non c'è voglia di lavorare, qui insomma noi saremmo tutti dei fannulloni, quando poi noi continuiamo ad essere colonizzati purtroppo su molti fronti. La mafia, la camorra e la 'ndrangheta ci sono. Tentacoli, adesso stanno facendo affari adesso più al nord che qui, è un argomento che voglio affrontare con voi. L'associazione a sud, e lo chiedo a Giuseppe Giannini, che è il responsabile del settore innovazione, quindi immagino voi avete anche un sito che possiamo anche ricordare. Il sito è www.associazioneassud.it. Ecco, lì è possibile trovare le iniziative, gli intenti, ci sono gli obiettivi di questa associazione, ma voi avete avuto adesioni un po' da tutta Italia, quindi non è una diciamo un'associazione a sud che si chiude nella sua bella, insomma, in questo involucro di meridionalismo.
forse un po' retorico, ma volete arrivare ovunque. No, diciamo che sostanzialmente ci piace confrontarci, perché pensiamo che poi sia l'elemento più significativo nel momento in cui si fa qualcosa. Si dice tendenzialmente che il Sud tenda ad autoreferenziarsi laddove si dice che esiste qualcosa di buono. In realtà una, diciamo, proprio delle priorità dell'associazione è quella di essere molto aperta al confronto, al dibattito, alle adesioni che possono essere fatte attraverso il sito, anche per esempio iscrivendosi alla newsletter per seguire un po' quelle che sono le attività che fa. Però vede, nella parte, diciamo, di innovazione che secondo me l'associazione in qualche modo veicola un po' con le sue attività, a mio avviso non sta soltanto nella parte tecnologica, ma c'è anche, secondo me, una chiave di lettura che in qualche modo si cerca di dare attraverso le varie iniziative, tutto quello che si fa, diciamo, nelle varie manifestazioni ed eventi. Ed è, diciamo, leggere sostanzialmente il territorio del Mezzogiorno in una chiave diversa. Prima di tutto prendendo, diciamo così, consapevolezza di quello che è il patrimonio che il Mezzogiorno possiede. E che, diciamo, quasi mai viene nei modi giusti reso effettivamente fruibile, reso visibile, documentato e in qualche modo quindi lasciato percepire poi al resto del mondo. Non mi riferisco soltanto ai beni culturali, ma in generale a tutto quanto, cioè a quello che c'è dietro anche le tradizioni, dietro la storia e, perché no, anche a quello che è il patrimonio in termini di potere contrattuale, che era la cosa a cui accennava prima Andrea, che effettivamente in un contesto come quello attuale, nel quale molte delle cose si misurano con i numeri, ebbene il Mezzogiorno ha dei numeri estremamente significativi, che forse sarebbe il caso desse, diciamo così, li mettesse in campo in una maniera un po' più forte e con maggiore... Ma per fare, diciamo, questo forse ci vuole una sana consapevolezza delle proprie potenzialità e poi, secondo me, una cosa che a noi manca è l'orgoglio dell'identità, esatto, che è venuto meno. Senza, esatto, l'orgoglio dell'identità, Andrea Guccione, noi ci perdiamo nei luoghi comuni, nelle etichettature piuttosto stantie e non riusciamo a far valere la nostra presenza. Ma è così, è così. Uno dei primi elementi è l'orgoglio di essere meridionale, perché da lì parte una voglia di riscatto, no? Anche di mettere sul tavolo quello che si è, non vergognarsi di quello che si è, perché il Mezzogiorno ha una storia, ha delle tradizioni, ha anche una storia, un patrimonio culturale che altre parti del mondo non ha, ed è giusto che questo venga rappresentato degnamente. Ma non solo questo, ma anche ha un potere contrattuale. Noi, fra una delle iniziative che noi abbiamo fatto, c'è Consumo Meridionale, ma dietro quel Consumo Meridionale, dietro quel messaggio, c'è un qualcosa di più, nel voler dire che le imprese del nord esportano nel Mezzogiorno qualcosa. Do dei numeri per dare l'idea delle cose: 63 miliardi di merci. Le stesse imprese del nord all'estero esportano 13 miliardi di euro, quindi il vero mercato, la vera ricchezza del nord è costruita nel Mezzogiorno. Quindi questa è una consapevolezza, quindi è per dare contezza delle cose. Un altro dato: le imprese italiane più rappresentative nel mondo, che realizzano i propri prodotti totalmente in Italia, quindi che rappresentano il Made in Italy, da uno studio fatto da un'analisi fatta dalla stampa estera, dell'osservatorio della stampa estera, negli ultimi 4 anni, dalle testate più importanti del mondo, dal New York Times alle Figaro, dalla Germania alla Francia, alla Spagna, agli Stati Uniti, all'Australia, rappresentano che le prime 10 imprese italiane in questa graduatoria sono meridionali. Quindi noi riusciamo a rappresentare il Mezzogiorno nel mondo, e l'Italia nel mondo. Quindi ci sono punti di eccellenza. Strano che non riusciamo a rappresentarla in Italia. Questo è il paradosso. Ma dobbiamo esserne coscienti prima noi, quindi cambiare un nuovo approccio, ma anche stimolare qui a Sud, stimolare la politica, nel senso ampio, nel rispetto dei valori, quindi dell'appartenenza e dell'identità, ad attuare e a stimolare strategie di sviluppo possibili per il Mezzogiorno.
noi delle cose le abbiamo dette dove riteniamo che sia utile, no? La scommessa sia quella della defiscalizzazione, cioè meccanismi automatici che permettono a chi vuole mettere su un'iniziativa imprenditoriale o professionale o commerciale di avere meccanismi di defiscalizzazione automatici senza doversi, diciamo, piegare al volere della burocrazia o al volere della politica. Cioè, infatti questo è uno dei nostri mali, una burocrazia farraginosa e poi anche, però mi consenta, Presidente, lei accennava al fatto di poter muoversi, di avere degli incentivi. Però noi dovremmo stare un pochino più attenti, perché spesso le agevolazioni che sono state date al Sud sono state utilizzate da imprenditori, tra virgolette, o prenditori come li chiamano oramai, del Nord, che sono venuti qui ad accaparrarsi gli incentivi, le agevolazioni, non hanno creato nulla e sono andati via. C'è anche questo aspetto da tener conto, lì è il cambiamento culturale. Cioè, fin quando il meccanismo resta così com'è, dietro gli incentivi c'è sempre il tentativo, no, del malaffare. Se invece si creano meccanismi automatici, e quindi chi vuole fare deve essere veramente motivato a voler realizzare un'iniziativa, lo deve fare partire a sue spese con la defiscalizzazione, cioè più produco più ho incentivi. Certo, questo tipo... abbiamo altri disagi, esatto, noi qui, infrastrutturali, criminalità. Esatto, questo meccanismo non limita, diciamo, cerca di aiutare chi realmente vuole mettere su un'impresa, perché un'iniziativa, cioè un ragazzo che vuole aprire, un giovane professionista che vuole avviare uno studio professionale, che sostegno ha? Sì, quale opportunità ha? Cioè, soprattutto poi in una regione come la nostra, dove si dovrebbe incentivare ancora di più l'iniziativa privata, visto che insomma, il pubblico ha esaurito la sua capacità di assorbimento negli anni 60 e 70. Cioè, i servizi al contorno sono quelli che sono, diciamo, infatti mette in piedi una struttura. Sì, sì, ne parliamo. Io vorrei chiedere, tornare con la dottoressa Zabatta sul fatto, anche perché ci sta e la gente lo deve sapere, il fatto, lei ha citato il problema delle grandi opere. Tutte le opere di una certa rilevanza che vengono fatte al Sud vengono appaltate dalle grosse aziende del Nord. E poi noi abbiamo, diciamo così, le briciole, nel senso che va bene se uno riesce ad ottenere un subappalto. Mettiamo da parte la questione criminalità, che c'è, è un grosso problema, va combattuto, però spesso per queste grosse aziende diventa anche un alibi per non fare i lavori nei tempi giusti e farli anche secondo regola. Lì l'associazione a Sud cosa propone? Si può anche intervenire, si può fare qualcosa, oppure tenercele? Allora, l'associazione al Sud vuole fare in modo che ci sia una rivoluzione culturale, cioè che determinati messaggi arrivano a Roma, arrivino nei posti di potere dove si decidono le leggi che poi sono quelle sulla base della quale noi siamo governati e quindi agiamo, e si sottolineano determinate esigenze, determinate caratteristiche dei territori, quindi non una lotta sterile tra poveri, cioè tra nord e sud, una guerriglia interna, ma quello di cercare di far capire nell'ambito delle opere infrastrutturali, così come in vari altri territori, in vari altri ambiti, il fatto che il sud è una risorsa per questo paese e come tale deve essere trattata. Quindi non con la logica dell'assistenzialismo, che è una logica dalla quale rifugiamo anche noi. L'associazione, come diceva prima Andrea, nasce da tutti studenti universitari che adesso sono dei professionisti affermati in ogni campo, quindi siamo giovani che vivono il loro tempo e non siamo per la logica dell'assistenzialismo, siamo per una logica di avere degli aiuti, dei contributi non assistenziali, ma con delle logiche giuste che premino chi produce, premino chi crea posti di lavoro, chi crea degli indotti. E devo dire che questo nostro messaggio sta passando talmente bene che non solo il sito
ha tantissimi accessi da tutta Italia e anche da fuori Italia, ma anche delle realtà territoriali, locali e interregionali. Sono molto attenti a noi, all'associazione, a quello che sta facendo, anche delle emittenti televisive come la nostra, come la vostra, che noi ringraziamo, stanno dando dell'attenzione a questa realtà perché credono, penso che stia facendo qualcosa di buono. Certo, quantomeno io credo che adesso siamo in Calabria e i calabresi possono provare anche un sussulto di orgoglio nel sentire che c'è un'associazione che vuole proprio rivendicare rispetto e dignità per la Calabria e per il Sud. Ma ripeto, con Sud, fatti concreti. Ma con fatti concreti e con una visione, un approccio diverso, perché lei ha sottolineato una cosa che non è da sottovalutare. Voi siete tutti giovani professionisti, quindi persone che hanno scommesso, che sono riusciti ad entrare comunque nel mercato del lavoro grazie alle proprie capacità e che volete mettere a disposizione degli altri la vostra passione e la vostra esperienza. Non è la solita associazione che vuole diventare il carrozzone politico. Assolutamente. Che si aggancia di volta in volta. Che anche per esempio nell'università, la nostra associazione, che è ancora un'associazione leader in tutto il Mezzogiorno e siede a tavoli di trattative nazionali per l'università e ha rappresentanti in tutti i maggiori atenei italiani, è un'associazione apartitica, è un'associazione che parte dal principio che ci sono delle esigenze come per esempio far ristrutturare dei bagni in una facoltà tipo quella di giurisprudenza di un qualsiasi ateneo, indipendentemente dal colore politico, se quella è l'esigenza è giusto che se serve un'aula polifunzionale per gli studenti puoi essere di destra o di sinistra, ma quella è l'esigenza dell'università. Quindi noi partiamo già da una realtà apartitica, non apolitica, perché si fa politica anche quando si va a comprare certo, il pane, però da una realtà cosa. A partitica. E le nostre iniziative, dicevo, partono da fatti concreti, perché per esempio l'ultima che si è svolta qui in Calabria a fine agosto ha premiato le stelle, si chiama Stelle del Sud, e abbiamo intenzione di ripeterla ogni anno, magari cambiando regione, e ha premiato delle eccellenze del Sud che sono affermate a livello mondiale, non internazionale ma mondiale, come Sandra Savaglio, che è una ricercatrice universitaria, che il Time ci ha fatto anche la copertina sulla sua storia, come Gerardo Sacco, che è un gioielliere famosissimo, un artigiano, un orafo che è conosciuto in tutto il mondo, come Sebastiano Caffo, che oltre a rappresentare i giovani industriali è anche nell'Amaro del Capo e quindi un'eccellenza sicuramente in tutto il mondo, meridione, e come Pino Aprile, che è uno scrittore famosissimo, ha scritto questo bestseller che è conosciuto in tutto il mondo. In più abbiamo voluto premiare simbolicamente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per tutto il suo impegno a favore del Sud e per il rilancio del Sud. Infatti stiamo consegnando proprio in questi giorni il premio che ha già ricevuto. È un giornalista, quindi suo collega, importante anche per la battaglia contro la 'ndrangheta, parlavamo di criminalità, che è Giacoia, che avremo al nostro fianco anche per iniziative future. Ma infatti bisogna, che stiamo già organizzando e già pianificato. Però l'importante è che poi appunto vengono premiate queste eccellenze, perché noi di premi fatti per i calabresi, ai calabresi, dei calabresi, nel mondo, in Italia, a Roma, ne vediamo tanti, però poi non vanno ad incidere più di tanto e soprattutto sembrano distanti dalle problematiche dei cittadini, delle persone comuni che in questo momento ci stanno ascoltando. Quindi io vorrei chiamare in campo Giuseppe Giannini per dire fuori la retorica, fuori magari i pregiudizi dei partiti, come si fa a veicolare questo vostro messaggio, a coinvolgere la gente comune, perché poi è di questo che si tratta, perché questo cambio di cultura deve essere fatto in tutte le fasce. Sì. Voi già appartenete alla fascia dei professionisti, degli universitari, quindi avete già gli strumenti culturali per poter rivendicare determinate battaglie o avanzare delle proposte, ma per poter coinvolgere la gente comune, perché poi lì è la scommessa, che cosa si può fare, che cosa si può dire, come si fa a far superare i pregiudizi di fondo contro noi meridionali? Guardi, è chiaro che non è
sicuramente non è una cosa, diciamo, semplice e immediata. Però, per esempio, alcune delle cose che l'associazione a Sud, secondo me, in questa direzione hanno già dato dei significativi, diciamo così, risultati. Un esempio è la campagna che a Sud ha lanciato, che è una campagna di comunicazione, che si chiama Consuma Meridionale. Consuma Meridionale altro non è che, diciamo, anche qui un nuovo modo di prendere consapevolezza del fatto che i prodotti meridionali non solo sono spesso e volentieri tra i migliori, diciamo, che noi possiamo trovare guardandoci un po' intorno, compresi i supermercati piuttosto che il piccolo venditore, ma dall'altro lato innestano un meccanismo virtuoso che consente praticamente al territorio, in questo caso del Mezzogiorno, di iniziare anche qui un processo di crescita sinergico. Io la devo fermare, abbiamo la pubblicità, riprenderemo subito dopo i consigli per gli acquisti. Ok. Rieccoci in studio. Allora, stavamo parlando, siamo in compagnia, in piacevolissima compagnia dei vertici dell'associazione a Sud, questa associazione culturale che, sebbene giovane, ha già fatto tanto parlare di sé per le iniziative validissime che sono state messe in campo, ma soprattutto per questa forza, così anche questo entusiasmo nel riscoprire l'orgoglio dell'essere meridionali, cosa rara di questi tempi, sempre più difficile, e lo fa con il coinvolgimento, è partita dagli studenti, dai professionisti, ma con il coinvolgimento un po' di tutti, perché si vuole dare una spinta forte alla politica, perché poi è la politica che decide il destino dei cittadini, degli imprenditori, di tutto. Quindi, se la politica riesce a cogliere anche questi segnali e ad accogliere anche qualcuna delle vostre proposte, forse si potrebbe cambiare. Stavamo dicendo con Giuseppe Giannini che, appunto, l'opinione pubblica deve essere così anche stimolata. Abbiamo parlato di questa campagna di valorizzare, di acquistare i prodotti meridionali, perché questo, tra l'altro, creerebbe anche un po' più di ricchezza, sì, nelle nostre regioni, ma si può anche andare oltre. Sì, in realtà, cioè, non è soltanto l'innestare un circuito virtuoso, come stavamo dicendo, ma anche prendere spesso e volentieri consapevolezza, che poi è questa la ragione che spinge a mettere in piedi questa associazione culturale, cioè il fatto che si possa trasmettere questo messaggio, per il quale, se, diciamo, i nostri concittadini, in questo caso, prendono consapevolezza che al Sud esistono tantissimi beni, tantissimi, diciamo, servizi anche che noi utilizziamo giorno dopo giorno, e che spesso e volentieri tendiamo magari a, forse per la pubblicità, forse per praticità, diciamo così, anche negli stessi scaffali, a prendere, diciamo, dei prodotti che tendenzialmente non sono meridionali. Dico questo perché nel momento in cui lo si fa, io l'ho fatto, chiaramente l'ho fatto, perché sennò non sarei... L'ho sperimentato. Quello che viene fuori è che intanto si scoprono dei prodotti che magari prima non si conoscevano, e poi si scoprono dei prodotti che sono veramente, veramente buoni. Ma infatti noi abbiamo tante... E il paradosso, risorse. Il paradosso dei paradossi è che spesso e volentieri costano a volte anche la metà rispetto magari al prodotto iperreclamizzato, certo, conosciuto come... Certo. No? E quindi questa... anche una questione di abitudini, ma d'altra parte la rivoluzione culturale che voi auspicate passa anche da piccoli gesti. Sì, tenga conto che peraltro questo meccanismo, diciamo, assume anche una sua connotazione altrettanto significativa, se, diciamo, a farlo proprio fossero anche le stesse imprese del territorio. Certo. Mi riferisco, per dire, a un ristorante piuttosto che a un altro tipo di struttura che tendenzialmente magari, se vuoi per perizia, per praticità,
per certe volte anche perché si sente un pochino più sicuro, perché lo conosce di più, o almeno per quella che è stata l'esperienza pregressa, prende tendenzialmente dei prodotti che non sono magari meridionali. Se viceversa lo andasse a fare, scoprirebbe che magari riesce a fare dei piatti più saporiti. Spostando questo meccanismo nel mondo delle imprese, deve coinvolgere tutti, anche perché Presidente, noi spesso ci sentiamo dire in Calabria il turismo deve essere il volano di sviluppo, abbiamo tante risorse, però resta quasi sempre e solo una speranza questo turismo così produttivo. Non siamo capaci di valorizzare le nostre risorse, non c'è costanza. E allora questo da cosa dipende? Da una nostra cultura oppure da una serie di coincidenze che voi volete praticamente smontare e portare all'attenzione per vedere se si possono correggere? No, ma dipende prima di tutto da un approccio culturale, cioè come Pino diceva prima, la prima cosa è l'approccio culturale. Dietro quel messaggio c'è una scelta molte volte inconsapevole, no? Una scelta che noi facciamo inconsapevolmente. Allora, il messaggio qual è? È di dire partecipiamo insieme a dare un contributo, perché ognuno si chiede ma io che cosa posso fare? Allora, questo è un primo gesto concreto che ognuno può fare, ognuno di noi singolarmente può fare per spostare, mettere in moto alcuni meccanismi. Le faccio un esempio: se un'azienda oggi produce 10 e noi con questa riusciamo a produrre 100, sicuramente il numero di addetti che avrà non sarà più uno ma saranno due, la possibilità di avere, di investire per migliorare il suo prodotto, se prima era uno oggi forse sarà 1,5, questo meccanismo aiuta a creare e tutto poi costringe il mercato anche ad avere un livello professionale adeguato. Per questo parte tutto da un approccio culturale, anche per tornare sulla questione del turismo. Turismo, noi abbiamo dei posti, delle risorse turistiche bellissime, ma non solo in Calabria, ma in tutto il Mezzogiorno. E in più non riusciamo a valorizzarle, cioè non riusciamo a farle fruire appieno per quello che è, ma perché è dovuto a una mancanza di sinergia e anche di approccio culturale in tal senso. Allora, il messaggio è dire, ognuno di noi iniziamo a fare un piccolo gesto, quotidiano, ma non solo legato al prodotto agroalimentare, perché qualcuno lo vuole rinchiudere diciamo, dietro... Nei prodotti di nicchia. Non è così, il problema è, il messaggio è complessivo, perché noi abbiamo tante produzioni, non solo agroalimentari, che sono nel Mezzogiorno... Pensiamo all'artigianato. All'artigianato, ma anche a piccole... attività produttive che danno dei prodotti di grande qualità. Allora, se nelle scelte iniziamo a impostare queste cose, iniziamo a smuovere, a creare quel movimento o quel ciclo virtuoso che aiuta il sistema Mezzogiorno a iniziare un percorso. Questi non sono processi diciamo a breve scadenza, però è il modo per dire cominciare. Che ognuno di noi può partecipare, può contribuire e quanto questo discorso può essere necessario, visto che noi oramai siamo di fatto nel federalismo, è solo quello municipale per il momento, si arriverà a questo federalismo fiscale, quindi anche pensare ai propri territori, non per usare le vecchie logiche del campanile, ma noi dobbiamo pensare ai nostri territori, ci danno la responsabilità, ci cacciano i paracadute, quindi ci sono due nuove chiavi di lettura sulla questione del federalismo. Uno, che bisogna incentivare diciamo, le iniziative che stanno sul territorio, perché l'aiuto dell'incentivazione lo sviluppo delle iniziative che stanno sul territorio producono nuova fiscalità. Questo è il meccanismo messo su. Due, bisogna fare sistema, perché non può essere solo, ad esempio faccio un esempio campanilistico, la provincia di Cosenza contro la provincia di Reggio, ma il mercato oggi è il Mezzogiorno. Il nostro riferimento deve essere il sistema Mezzogiorno, quindi le regioni meridionali devono poter fare scelte strategiche comuni, condivise, poi ognuno avrà le sue peculiarità, le sue diciamo, specificità, ma l'errore è chiudersi nel proprio campanile. Col federalismo è stato fatto un altro scippo al Mezzogiorno,
Di questo dobbiamo prendere atto. E la politica, nel senso, e i partiti nel senso più ampio del termine, su questo devono trovare la forza di mettere in discussione questo tema, perché non può passare il messaggio che il Mezzogiorno è, diciamo, il peso o la zavorra del Paese. Il Mezzogiorno ha una sua dignità, un suo valore che va aiutato. Quindi oggi diciamo, il Mezzogiorno è stato politicamente, fra virgolette, debole nel poter difendere le proprie ragioni, ma questo non significa che lo debba essere sempre. Ma infatti la politica, diciamo, come sistema di partiti dovrebbe incidere di più, la politica meridionale, perché appunto noi ci siamo visti scippare molte cose e ci siamo visti passare dei provvedimenti senza che i nostri rappresentanti abbiano saputo reagire, difendere, rivendicare. E questo a destra come a sinistra, come diceva la dottoressa Zambotta prima, voi siete apartitici, per cui le responsabilità vanno addossate a chi ce le ha, a prescindere dal colore. Però proprio perché c'è questa debolezza, le associazioni possono fare qualcosa, possono stimolare, perché altrimenti noi rischiamo di ritrovarci in questo federalismo senza essere preparati. E poi, se non creiamo quella sinergia tra regioni meridionali, quindi sentirci tutti parte di un pezzo d'Italia, non per contrapporci alla Padania, perché quello è il concetto più becero che si possa esprimere, però se non si fa rete saremo deboli, ancora più deboli. Lei è campana? Sì, napoletana. Ecco, voi siete riusciti a creare con la vostra associazione, ad aprire questo dialogo tra le regioni meridionali, perché poi è la base da cui si deve partire? Sì, sì, noi, la nostra associazione è rappresentata in tutte le regioni del sud, quindi ha rappresentato tutte le regioni del sud. E ripeto, noi in questo siamo stati avvantaggiati, perché provenendo già da un'altra realtà che era quella universitaria, quindi già essendo stretti intorno a delle battaglie che erano appunto quelle per gli studenti, e quindi essendo già posizionati sul territorio, su vari tenei pugliese, calabrese, campano, basilicata, siciliano, eccetera. Già sintonizzati. Già eravamo uniti e sintonizzati su questo. Abbiamo soltanto trasportato quelle che erano le battaglie per le realtà universitarie a tutto il nostro territorio. Abbiamo spostato il nostro asse di interesse, perché essendo cresciuti, diciamo, adesso facciamo altro, e quindi ci è sembrato giusto abbracciare queste tematiche, che sono delle tematiche del vivere quotidiano di ognuno di noi, in qualsiasi professione, in qualsiasi ambito si agisca, dalla casalinga all'industriale, all'impiegato, al dipendente statale. Credo che siano temi che stanno a cuore a tutti e che sono importanti per il vivere di tutti quanti, quindi abbiamo pensato che questa fosse la battaglia giusta da portare avanti. Quindi diciamo che il primo passaggio a sud l'ha già bello compiuto, ma anche superato felicemente, che era quello di mettere appunto in rete, di far dialogare i giovani professionisti, le persone che si sono avvicinate a questa associazione, di farle dialogare e quindi far sentire questo senso di appartenenza, perché poi è chiaro che c'è qualcuno magari che può provare a sventolare lo spettro di un certo meridionalismo, ma qui parliamo di una realtà importante, che è quella delle aree meridionali, che è stata oggettivamente penalizzata, che ha tantissime responsabilità, perché questo purtroppo lo dobbiamo anche riconoscere, però non volete appunto essere confusi con quelli che sono rimasti ancorati al passato e quindi a vecchi schemi ideologici, certo, o a quelli che, diciamo, ai nostalgici, oppure a quelli che per opportunità politica ogni tanto rilanciano queste cose, queste associazioni, io questi movimenti. Che...
La cosa più bella che ci sia capitata in questo poco più di anno di azioni, di tante iniziative che abbiamo, nonostante il tempo breve, messo in piedi, che hanno avuto un ampio seguito, la cosa più bella è che tutti si siano sentiti coinvolti, perché abbiamo toccato, credo, almeno questo è il riscontro che abbiamo da quelli che ci scrivono, ci contattano in vario modo, abbiamo riscontro del fatto che non solo abbiamo trattato argomenti che sono vicini a tutti, ai cittadini, anche per esempio il premiare delle persone è un simbolo per dire ci sono delle eccellenze che sono riconosciute dappertutto tranne che qui in Italia forse, anche al consumo meridionale, sono dei temi, degli argomenti che toccano i cittadini ogni giorno e credo che questo fatto di aver portato degli argomenti attuali con degli esempi concreti e con dei dati concreti, perché per noi per ogni iniziativa abbiamo fatto fare o preso degli studi con numeri alla mano, prima Andrea appunto parlava di numeri, questo per tutte quante iniziative, credo che questa sia stata la cosa più apprezzata in tutte le regioni dove abbiamo fatto iniziative finora. Certo, perché comunque c'è un lavoro supportato anche da dati scientifici, sì. Perché quanto è importante poi approcciarsi con dati scientifici per poter fare anche poi delle proposte concrete, perché voi appunto non vi limitate a denunciare, non vi limitate semplicemente a risvegliare l'orgoglio meridionale, voi volete incidere anche con delle proposte concrete. Guardi, il fatto di disporre di dati oggettivi è quello che pone diciamo, l'argomento in una maniera diciamo così, non opinabile, tra virgolette, nel senso che è un dato di fatto e i dati di fatto si conoscono già spesso e volentieri, però a volte c'è, però, sa, si interpretano. Quanto in è diventata modo. Brava certa politica e certa stampa a mistificare i dati. Sì. Quindi diciamo diventano per questo una condizione necessaria. Quindi ci vuole un soggetto terzo. Una condizione necessaria. Che è più credibile forse. Sì, una condizione necessaria di partenza. E poi è questo il modo, diciamo, per affinché la gente possa meglio capire. Nel momento in cui legge il dato da sé, da sola lo può tranquillamente interpretare, si può fare la propria opinione e di conseguenza può scegliere se appunto partecipare, dire la sua in un modo diverso piuttosto che sostenere o meno diciamo, quello che si sta facendo. Però sicuramente è un modo di porsi che è un partire diciamo, dall'essenza, dal problema, certo, in sé. Dalla concretezza. Esatto, dalla concretezza e dal cercare quindi una soluzione che possa essere anche questa. Chi ovviamente vuole avvicinarsi ad Assud, per essere poi pratici anche noi? Beh, chi come lo può fare? Lo può fare in maniera molto semplice, in questo momento semplicemente visitando il sito di Assud, che lo ricordiamo nuovamente www.associazioneassud.it. Sul sito trova in questo momento una newsletter, un form di newsletter molto semplice dove si ci può iscrivere, si può specificare anche la regione a cui si appartiene e di conseguenza vengono inviate le informazioni. Ecco, non avete perché anche una sede o ancora siamo in fase di Ci sono varie sedi, c'è la prima che è qui a Cosenza e poi ci sono alcune, c'è quella in allestimento in questo momento in Puglia, in Campania c'è già l'altra sede, diciamo si sta procedendo anche sul piano operativo su questi aspetti. Insomma, state diventando una realtà anche fisicamente visibile, perché poi anche avere una sede importante, avere delle sedi, dei punti di riferimento, anche se sicuramente oggi si riesce a comunicare in maniera molto più diretta e diffusa mediante ad esempio il sito, sì, il blog. Sì, il mezzo sicuramente è uno dei mezzi più semplici da questo punto di vista, sia per chi invia un messaggio che per chi, certo, lo riceve. Però l'importante è che comunque si sappiano le vostre iniziative, anche perché così la gente può venire, sentire, vedere qual è la qualità della vostra offerta, perché ci sono tante iniziative in campo, spesso molte non dico che sono inutili, però scivolano, non lasciano niente. Invece per potersi muovere bene, fare una scelta, forse è opportuno che vi vengano a sentire. Noi cercheremo di dare una mano per far conoscere in tempo utile ai telespettatori le vostre iniziative, le tante iniziative. Prima di concludere vorrei
chiedere al presidente Guccione. Lei è un imprenditore, ma ama molto la storia e la cultura, come dimostra anche questa scommessa dell'associazione. Io qualche tempo fa ho letto un suo pezzo molto molto bello. Devo dire, mi ha veramente rincuorata sul brigantaggio, perché poi se noi parliamo dell'associazione a sud, di questo orgoglio di essere anche meridionali, dobbiamo conoscere bene la nostra storia. E forse è arrivato il momento, proprio adesso che c'è stato il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, di dire tutta la verità, come lei ha scritto anche nel suo articolo sul brigantaggio, ricordando quanto è costato alle genti meridionali quest'unità, e poi tutte le bugie e le strumentalizzazioni sul brigantaggio. È così, è così. Il Mezzogiorno, la storia è stata scritta dai vincitori. Il Mezzogiorno all'atto dell'Unità d'Italia era una realtà, diciamo, attiva, diciamo, propulsiva. Non siamo sempre stati gli ultimi, no, eravamo forse assolutamente, i primi. Assolutamente, le do alcuni dati per avere... Se lei pensa che in Calabria, nelle serre vibonesi, a Mongiana, vi era la più grande primordiale industria siderurgica d'Italia. Era una delle prime al mondo, che, diciamo, i suoi competitor erano gli inglesi, diciamo, il Regno Unito. E all'atto dell'Unità d'Italia, dopo 10 anni, la ferriera di Mongiana venne smantellata. Se lei pensa, a quei tempi dava lavoro a 1200 persone. Che successe? Dopo l'Unità d'Italia la ferriera venne fatta chiudere per la riduzione delle commesse. Le professionalità vennero spostate su Terni e su Brescia, dove oggi ci sono presenti i distretti siderurgici italiani. Se pensa che a Castellammare di Stabia vi erano i porti, diciamo, gli stabilimenti navali più importanti dell'Italia, fra i più importanti d'Europa, quindi avevamo un patrimonio da dover tutelare. Avevamo ricchezze in termini di oro e di risorse auree che altre parti d'Italia non avevano. Tutto questo ha penalizzato il Mezzogiorno. Il brigantaggio, qualcuno lo vuole far passare, è stata una lotta, no, fra chi si sentiva depauperato del proprio territorio, da chi vedeva depredato il proprio territorio e quindi tentava anche di... Anche perché c'era stata l'illusione di una vera e propria liberazione dei Borboni, invece poi i piemontesi si sono rivelati soltanto degli peggio dei Borboni. Le do un altro dato. Prima dell'Unità d'Italia, nel Mezzogiorno non vi era immigrazione. I processi migratori sono iniziati dopo l'Unità d'Italia. Quindi qualcosa è dovuto succedere, diciamo, dal punto di vista... È stato smantellato un sistema che, con tutte le pecche che comunque poteva avere, con i limiti con i limiti che aveva, però c'erano dei punti di partenza che un'Unità d'Italia fatta nel senso, diciamo, di voler unire le tradizioni, di voler unire i vari popoli, poteva e doveva valorizzare le risorse che erano presenti all'atto. Questo non è successo per mille ragioni storiche. L'idea nostra è di rimettere al centro della discussione politica la questione meridionale come una questione nazionale, di interesse nazionale, e per questo stiamo mettendo su una serie di battaglie e di iniziative, partendo da un dato, dicendo che c'è un Mezzogiorno che conosce la propria storia, conosce il proprio passato, quindi conosce che cosa aveva, che cosa ha perso, e che vuole tentare di contribuire a migliorarlo il Mezzogiorno. Non vuole stare ad assistere passivamente che altri facciano scelte per loro, ma vuole partecipare alle scelte con una cittadinanza attiva. Con una cittadinanza attiva. Poi ognuno che è deputato a fare le scelte, le istituzioni, le forze politiche,
devono fare, diciamo, nel rispetto delle loro idee, dei loro valori, le proprie iniziative, ma ciò non toglie che ci possa essere una società civile che dà un proprio contributo, che lo fa. Il nostro messaggio è forte perché supera gli steccati del campanile. Cioè, la dottoressa Zabatto lo diceva bene, noi siamo l'esempio di giovani meridionali che riescono a ragionare fra di loro. Lo facciamo da tempo, prima in ambito diverso, certo. oggi lo tentiamo di fare in chiave diversa. E dovrebbero farlo, e la vostra mission è quella di farlo fare a tutti, quindi esatto. creare proprio questa quindi rete. Non è in competizione o in antitesi a qualcuno, a qualche forza. Il messaggio è un messaggio positivo, di dire prendiamo consapevolezza di quello che siamo e tentiamo di ripartire tutti insieme in un'unica direzione. Siamo in chiusura, la dottoressa vorrei chiedere soltanto proprio un flash, in due battute, definire a sud o invitare chi ci sta ascoltando, almeno a conoscervi. Allora, io credo che chiunque sposi il nostro slogan, che è con il Sud cresce l'Italia, ovunque si trovi, quindi dal profondo sud al profondo nord, ma anche al di fuori dei confini italiani, chiunque è convinto che effettivamente il sud sia una risorsa per tutto il paese, come altre aree del paese sono una risorsa, che l'Italia unita può andare avanti e può diventare e può essere uno stato importante nello scacchiere mondiale, secondo me ha il dovere di incuriosirsi quantomeno a vedere a sud che cosa fa, quali sono le cose che propone, quali sono le iniziative che ha fatto, che è in programma di fare, e quindi di sposare comunque il nostro progetto. Poi diceva lei prima... È un progetto appunto culturale, ricordiamolo. Sì, culturale, quindi chiunque ha questa convinzione, al di là, lo ripetiamo allora, al di là degli schieramenti politici, ha il dovere culturale di informarsi come leggerebbe un giornale, come leggerebbe una rivista di approfondimento su questo argomento, con uno spirito di partecipazione o quantomeno di informazione, di curiosità, può farlo e secondo me dovrebbe farlo. Con il sito tra l'altro è facile ovunque certo. ci si trovi. Quindi... Io suggerirei anche ai politici di avvicinarsi al sud nel senso di sentire le vostre idee. I politici dovrebbero essere proprio per costituzione quelli più vicini a delle realtà che già sono delle aggregazioni e che a loro anche volta aggregano altri cittadini. Anche perché spesso nei programmi elettorali noi ci ritroviamo con delle cose che poca hanno a che fare con la realtà. Poi dei problemi con la quotidianità, forse sentire la concretezza di chi vive in prima persona le problematiche, ma anche la voglia del riscatto farebbe molto molto dovrebbe molto bene. Dovrebbe essere il primo pensiero di chiunque il fa politica pensiero. Perché rappresenta i cittadini, certo, quindi una realtà come questa, come tante altre, dovrebbe essere la prima ad essere interpellata, ascoltata. E... Almeno ascoltata. Sì. Va bene, su questo ci fermiamo, allora ringrazio il presidente dell'associazione Assud, Andrea Guccione. Grazie a voi per l'attenzione che ci avete dedicato. E credo sia stato un piacere anche per i nostri telespettatori conoscere questa realtà. E poi la dottoressa Fiorella Zabatta. Grazie, e poi Giuseppe Giannini, che è il responsabile del settore tecnologico, perché a Sud ha vari settori di intervento. Bene, grazie ad Enzo Leonetti in regia, a Massimo Fino alla Camera e a Giampaolo Gregorace alla Camera. Grazie a voi. E arrivederci.